stare in punta. No, sto scivolando. È in grado di stare in punta. Allora, buonasera, cominciamo l'ultimo appuntamento in Casa della Cultura di AIAP, l'Associazione di Architettura del Paesaggio, che io rappresento per la sezione Lombardia, sono Flora Vallone. E, il format è quello di Città Bene Comune, quindi abbiamo sempre un libro di cui abbiamo parlato nelle altre tre date, gli altri tre martedì. Il suo autore oggi è Abbracciare gli alberi, questo bellissimo libro di cui diremo più avanti. L'autore è Giuseppe Barbera, qui alla mia sinistra, con Valerio Cozzi, paesaggista, quindi socio AIAP e presidente della Commissione per il Paesaggio della Città Metropolitana di Milano, Paolo Pileri, che è docente al Politecnico di Milano, d'ASTU, che si occupa di pianificazione e di questioni ambientali legate al consumo di suolo, e quindi è sul tema fortemente e da tempo, e Gabriele Rinaldi, che è direttore dell'orto botanico di Bergamo, che è un orto botanico storico, è un orto botanico dove lui è da 30 anni, e si è occupato anche della rete degli orti botanici di Lombardia, e quindi abbiamo, come dire, anche stasera contaminazioni nel senso di culturalmente vivaci con provenienze diverse, architetti, agronomi, perché Giuseppe Barbera è docente di colture arboree all'Università di Palermo, è agronomo, è molto noto, ha scritto moltissimi libri, ha vinto anche famosi premi anche per i suoi interventi di restauro, come per esempio il Giardino della Colimbetra, che è un paradiso che se non conoscete dovete andare a visitare, ma vedo tanti che già lo conoscono, è curato da FAI dopo il restauro di Giuseppe, è un luogo immancabile. E ha scritto questo libro, Abbracciare gli alberi, che è un contenitore di molti spunti, di molte informazioni, di molte idee e anche di, come dire, di spunti su cui ragionare insieme. Su che cosa? Sui temi del paesaggio bene comune, che è appunto la denominazione che lega queste quattro date. Noi appunto siamo progettisti di paesaggio e quindi ne parliamo sì dal punto di vista culturale, partendo, come dicevamo, da un libro ragionandone con i suoi autori, però poi ci piace sempre atterrare su questioni di ordine concreto, operativo. Essendo progettisti sappiamo, e lo sappiamo tutti, quanto sia importante poi curare, gestire, saper trasformare laddove necessario il paesaggio in maniera coerente, compatibile, quindi sostenibile, e quindi tutti questi spunti anche di ordine storico, filosofico, ma anche operativo. Giuseppe Barbera passa dagli antichi greci alle potature dell'altro ieri, quindi anche veramente sorprendente via via che lo si legge, e ripeto, gli spunti sono tanti. Li percorreremo insieme, ci piace però e desideriamo con Valerio Cozzi ricordare il nostro amico Paolo Villa, che è mancato venerdì scorso. È stato presidente di AIAP, è stato direttore della rivista Architettura del Paesaggio, oltre che progettista e socio fondatore di AGP Greenscape, quindi un grande amico portato via da un male incurabile, come in questi casi accade della nostra età, un giovane e forte paesaggista. Valerio, vuoi dire due parole tu? Grazie. È piuttosto complicato. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Paolo per 13 anni consecutivi, quindi, come dire, l'ho vissuto 24 ore su 24, anche perché lui lavorava fino a mezzanotte e poi tornava in studio alle 5, quindi alla fine la giornata la si passava sempre assieme. Lui la famiglia non lo conoscevano più, io non conoscevo più casa mia, quindi alla fine era una reciproca lotta. Ci saremmo anche, come dire, volentieri picchiati, ci siamo mandati quel paese mille volte, però sempre con un rispetto pazzesco, reciproco,
e soprattutto, come dire, io devo tutto a lui, in quanto è stato il mio insegnante numero uno in assoluto. Ho imparato cosa vuol dire la fatica del lavoro, cosa vuol dire impegnarsi in quello che si fa, e soprattutto, come dire, non basta, come dire, un talento naturale, ma ci vuole ovviamente una disciplina e un ordine personale per poter incanalare qualsiasi tipo di talento e per poterlo portare a compimento. Quindi l'amore per il dettaglio, l'amore per ogni singola parte che costituisce un progetto, quindi dalla parte concettuale fino ad arrivare alla concreta costruzione, e parlo di costruzione, a volte si sente sempre la parola creazione, che io la trovo abbastanza esagerata, perché, come dire, ci riesce solo qualcuno molto più alto di noi, che ci si creda o no, ma, come dire, il giardino, come il titolo di un suo meraviglioso manuale, lo si costruisce quando si parla di giardino. Paolo è comunque un grandissimo progettista di giardini, ma anche un grandissimo lettore e progettista di paesaggi. Quando, diciamo, progettista di paesaggi magari può sembrare strano, ma comunque capace di leggere un posto, di capirlo e di tradurlo poi in un progetto, quindi di fare qualcosa che non è mai slegata dal contesto. Sembrano parole che si possono trovare ovunque, applicabili in qualsiasi situazione, ma nel suo caso risultava anche divertente, che era l'unica parola che non ho scritto nel ricordo che ho fatto per il sito dell'Ordine degli Architetti, che non ho usato perché ero troppo, come dire, emozionato, e non ho usato invece la parola più interessante, che secondo me era proprio divertente, perché io con lui mi sono fatto pure un sacco di risate. E quindi, come dire, il lavoro è sempre stato molto divertente, magari anche faticoso, ma sicuramente molto divertente. Siamo persone fortunate che fanno un lavoro bellissimo, non diventeremo mai ricchi, ma sicuramente siamo ricchissimi dentro. Paolo Ville è stato anche qui diverse volte, ha seguito le precedenti, anche l'anno scorso, le altre nostri appuntamenti, e, insomma, era un amico e un collega molto presente. Allora, torniamo a abbracciare gli alberi. Vi dicevo, questo è il libro di Giuseppe Barbera, è un libro che è stato ereditato recentemente nel 2017, l'agosto scorso. Giuseppe ci dirà integrato come e dove. E, ci tengo adesso, prima sono andata un po' velocemente, a dirvi bene che Giuseppe Barbera è professore di colture arboree, diceva, all'Università di Palermo, è appositamente arrivato da Palermo oggi e rientra domani, grazie. E ha vinto anche, questo volevo dire, il prestigioso premio Grinzane Cavour per Tutti i frutti, che è un altro libro molto noto, Viaggio tra gli alberi da frutto mediterranei fra scienza e letteratura, di Mondadori 2007. E oltre Colin Betra... Riedito anche questo. Oltre a Colin Betra ha curato anche il giardino di Donna Fugata, Pantelleria, e poi fa parte del comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Lo scorso anno abbiamo avuto Domenico Luciani qui, che sappiamo non è più in Fondazione Benetton, ma insomma lo è stato per lungo tempo, e quando pensi a Fondazione Benetton ancora oggi pensi a Domenico. E io darei allora, dicevamo che procediamo così, comincia Giuseppe Barbera e poi a seguire gli altri correlatori. Grazie. Grazie, anche io voglio iniziare con un brevissimo ricordo per Paolo, perché Paolo è stato molto importante per i paesaggisti del sud, quelli siciliani in modo particolare. Ho conosciuto Paolo in occasione di sue periodiche visite e attenzioni all'AIAP regionale, risolveva problemi che una naturale litigiosità meridionale aveva reso, diciamo, difficili da risolvere, e Paolo ha dato veramente una spinta di intelligenza, di vitalità a noi paesaggisti del sud, che è stata veramente importante, e quindi siamo veramente addolorati per la sua scomparsa. L'iniziativa dei 100 giardini fatta a Catania, appunto, quella fu il momento principale del suo rapporto con la Sicilia. Un'altra piccolissima cosa la volevo dare come notizia: tu hai nominato la Colin Betra, oggi è un giorno bello per la Colin Betra, che in generale per il paesaggio, perché per il FAI anche, perché proprio oggi c'è stata la consegna al FAI, il FAI ha acquistato questa volta, chi conosce la Colin Betra sa di cosa parlo, quella casa rurale che incombeva sulla
sulla valle, sul Canyon della Colimbetra, di Ruta, Malconcia e tutti a dire cosa che bella, peccato, speriamo che non crolli, chissà se un giorno potrà essere utilizzata. Il FAI, la notizia di oggi, l'ha acquistata e quindi è un pezzo in più di paesaggio tradizionale della Valle dei Templi che grazie al FAI ritorna vitale. La terza informazione, poi passo subito a una breve introduzione, che felicemente è, come si dice, è senza diapositive, senza slide, no? Così parliamo, anche perché avere 3-4 interlocutori, 3 discussant, virgola Flora, è un'occasione da non perdere, anche per me, sto lì a mostrarvi le solite diapositive, no. Proviamo a discutere dei temi di questo libro, che è un libro che vorrebbe, aveva questa intenzione, dico aveva perché è un libro che ha già 10 anni, nella prima edizione Mondadori 2007, che è stato l'anno scorso riedito dal Saggiatore, con mia grande soddisfazione, non tanto per il piacere di rivedere un libro, no, ereditare significa, è un segno di un successo naturalmente, ma perché il Saggiatore mi diede quel mese in più che Mondadori, per ragioni editoriali, mi aveva tolto. Nel 2007 mi disse, sta arrivando l'estate, dobbiamo assolutamente andare in stampa, e mancava un mese di lavoro. Chi scrive libri, chi scrive sa come l'ultimo mese, gli ultimi giorni sono decisivi rispetto alla qualità di quello che si fa. Quindi di questo libro sono pienamente soddisfatto. Nella prima edizione avevo dei tormenti. Allora, abbracciare gli alberi. Non lo era 10 anni fa e a maggior ragione non lo è adesso, un segno di mistica unione col regno vegetale, tra l'uomo e la pianta. Non vuole assolutamente essere questo, non è un riferimento a pratiche magiche, esoteriche, che ci sono state, che sono importanti, che ci sono ancora, di cui parlo con assoluto rispetto, ma non è, abbracciare non vuol dire questo. Abbracciare gli alberi, vi dico subito che cosa vuol dire, leggendo poche righe, perché ci si abbraccia tra amici, amanti o parenti con confidenza e fiducia, ci si abbraccia per cercare conforto, da un abbraccio sincero, dallo scambio che ne consegue si ha vicendevole vantaggio. Anche quando si abbraccia una causa, una fede o con lo sguardo un paesaggio, rimane la condizione di proficuo scambio. Chi abbraccia partecipa. Si può anche abbracciare un nemico per accertarsi che non nasconda armi, ma è più probabile che lo si faccia per riappacificarsi. Si abbraccia anche per deferenza, per scusarsi o umiliarsi, si abbraccia ponendosi in ginocchio e cingendo le gambe, allora non è più gesto di condivisione o familiarità, ma di riconosciuta inferiorità. Anche le piante si abbracciano, e così continuo. Voglio dire, il rapporto tra gli uomini e gli alberi è un rapporto strettissimo, no? È il gesto dell'abbraccio, è quello che meglio, credo, penso, lo esemplifichi, no? di riconoscenza, di mutuo scambio. Io non ho particolare simpatia, anche se, come dire, anche in questo caso rispetto chi la pensa in maniera diversa, verso questa tendenza sempre più accelerata a considerare le piante come portatrici di una intelligenza simile alle nostre, di sentimenti simili ai nostri, no? Le piante che soffrono, i boschi che sono social, la tristezza del basilico e via dicendo, sono titoli che leggiamo sempre più spesso, non ogni tanto, sempre più spesso sui giornali e molto spesso a coprire, dignitosissime ricerche scientifiche sulle migliori riviste internazionali di una scienza, credo ancora inesistente, la neurobiologia, no? Perché penso che sia una scienza un po', diciamo,
ma non è, anche qui ognuno faccia il suo lavoro, lo fanno bene, lo si fa bene, non è questo il punto, ma io credo che appunto, a maggior ragione il tema dell'abbraccio non vuol dire questo. Non si tratta di trovare usare questo linguaggio, questo vocabolario così simile al nostro per le piante. Io la vedo come una specie come ribadire la posizione centrale, l'antropocentrismo. Noi dominiamo gli altri, è un modo neocoloniale, se posso usare, no? di intendere il rapporto con gli altri. Gli altri si devono rapportare a noi, noi li dominiamo attraverso il linguaggio, diamo a loro il loro linguaggio e quindi noi continuiamo a essere i padroni. Il rapporto, secondo me, con il mondo, con la biosfera nella sua complessità, animali, piante, uomini, eccetera, non è questo. Credo che abbiamo evidenza che non sia più questo. Negli ultimi tempi mi sono appassionato al tema dell'antropocene, no? A questa età dell'uomo in cui il dominio dell'uomo sulla natura ha dimostrato i limiti al punto tale che la natura si è ribellata, si sta ribellando all'uomo, no? Il linguaggio è sempre ambiguo il mio, però spero che ci si capisca su questo. Cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, abbiamo perso il controllo. Lo possiamo ritrovare non in una condizione riportandoci una condizione di dominio sulla natura, ma stringendo un'alleanza, facendo dell'abbraccio, no? della confidenza dell'abbraccio, uno strumento possibile. Dico questo appunto anche per un qualche modo per non dire le solite cose sulle quali adesso potremo discutere, forse solite non sono, e potremo trovare spunti sicuramente di interesse. Lo dico anche perché il libro è ricco, perché quello che dico, io lo dico utilizzando, come posso dire, la multidisciplinarietà. Cioè cerco da agronomo di parlare delle regole dell'agronomia, di dare le informazioni sulla botanica, sulla selvicoltura, nozioni sul paesaggio, tutto questo, ricordandomi e utilizzando molto le parole della letteratura, le strofe della poesia, il rimando alle altre arti, alla pittura, non è un libro illustrato, ma c'è spesso alla musica, c'è spesso questo riferimento. Qualcuno ha scritto che la lingua dei giardini è la poesia, no? Mentre la lingua dell'agricoltura è la prosa. A me questa cosa mi piace come idea, perché appunto, e capisco bene che cosa intendeva chi l'ha detto, che la lingua della poesia, la lingua dei giardini è la poesia, perché nei giardini ci si confronta con, sarebbe una citazione da riportare fedelmente, ma non so bene dov'è, come diceva uno scrittore inglese, con l'inudibile, l'inafferrabile, l'invisibile, no? Il giardino è meditazione, è sogno, è fantasia, non è soltanto la concretezza del paesaggio agrario, frutti, neanche solo fiori, eccetera. E questo, secondo me, giustifica, per quanto mi riguarda, l'uso abbondante di citazioni. Dicevo oggi, parlando di un altro libro che sto preparando, che mi piacerebbe un giorno scrivere un libro fatto di citazioni senza virgolette, no? Secondo me è una bella sfida, ma credo che parlando di giardini, di piante, eccetera, sia possibile farlo, perché non hanno scritto soltanto i botanici, i fisiologi, gli agronomi su alberi e piante, ma appunto poeti, filosofi, eccetera, eccetera. Il libro, questo vale perché appunto l'idea
alla base di questo c'è un'idea dell'albero come elemento del paesaggio, quindi una visione dell'albero all'interno di un sistema, del sistema paesaggio, fatto di cose materiali e di cose immateriali, mettiamola così. È un libro che si svolge attraverso quattro capitoli. Non vorrei avervi confuso con eccessivi rimandi ai margini del sapere cronomico. In realtà è un libro che insegna anche, questa è l'ambizione, chi lo legge dovrebbe poi saper piantare, curare, innestare, potare un albero meglio di quanto lo sappia fare all'inizio della lettura, perché queste informazioni ci sono. Non sempre uso il linguaggio, non solo uso il linguaggio della tecnica arboricola, ma posso usare anche il linguaggio della altri linguaggi, i più diversi. Alberi in città, alberi in campagna, alberi nei boschi e alberi nel paesaggio. Sono questi i quattro, il primo è che cos'è un albero, gli altri quattro sono questi fondamentali capitoli. E qua faccio soltanto delle brevissime considerazioni, poi se no diventa troppo lunga la mia breve introduzione, faccio alcune osservazioni su temi che riguardano molto il dibattito attuale su questi quattro sistemi. Gli alberi in città sono diventano più che mai un tema sempre più importante, no? Per gli amministratori, i politici, per i paesaggisti, per i vivaisti, diventano un tema sempre più importante perché la città contemporanea ha bisogno di alberi. Io sono, lo dico con sincerità, molto critico su forme di arboricoltura. Per me i giardini devono essere orizzontali, il più possibile fatti sulla terra. Diciamo, in linea di massima, mettiamola così, in termini ambientali, in termini energetici, in termini di biodiversità, poi anche in questo caso possono esserci le eccezioni naturalmente, ma in linea di massima devono essere così. Questa è la prima notazione che faccio, la seconda è che tutte le città italiane e le cronache lo raccontano, hanno il tema dell'invecchiamento delle alberature. Le alberature che abbiamo piantato numerose negli anni 20, 30 soprattutto, sono diventate ormai alberi prossimi al secolo e in un contesto di estremizzazione climatica, i cambiamenti climatici significa questo, venti più forti, eccetera, e cadono con danni che sono catastrofici e bisogna procedere, questa è la mia opinione, a un graduale rinnovamento delle alberature, essendo ben consapevoli della difficoltà nel far passare facilmente un messaggio di questo genere, no? C'è una sorta di dendrolatria, di ritorno, per cui un albero viene considerato un essere destinato a vivere in eterno, anche gli alberi cadono, muoiono, si ammalano, cadono, e quindi bisognerebbe, tolti gli alberi monumentali che hanno un valore a parte, eccetera, eccetera, sugli altri dovremmo avere, diciamo, un atteggiamento un po' più laico, è meno drammatico. Gli alberi in campagna sono stati alberi che sono stati, il secondo livello, devastati nel loro essere alberi. I meli della Val di Nono sono alti un metro e mezzo, stanno in piedi soltanto perché hanno cemento, acciaio, plastica, chimica di tutti i tipi che li regge, ma hanno perso la loro funzione. Hanno soltanto la funzione produttiva, hanno perso quella funzione, la capacità di fornire quelli che si chiamano servizi ecosistemici, no? In generale, quindi non soltanto molto concreti, aria pulita, sottrazione di carbonio nell'atmosfera, controllo del suolo, eccetera, eccetera. Tutto questo l'hanno perso. Hanno perso, sono molto affezionato a queste due o tre pagine, hanno perso anche non danno più ai
ai bambini la possibilità di arrampicarsi sugli alberi, che era una delle cose secondo me più belle, più formative della estate per chi ha avuto la fortuna di vivere in campagna, in giardini dove questo era possibile. Il terzo tema è quello dei boschi. Lì una citazione: crescono i giovani boschi, crescono verso un futuro che noi non vivremo. Questo è Rilke, che è una poesia di Rilke. E allora la mente va immediatamente, quando non era ancora successo il disastro di quest'estate, di fine estate, delle Dolomiti, eccetera, quella strage di alberi. Però è chiaro che adesso dobbiamo preoccuparci maggiormente anche dei boschi, non accettando, era la notizia di 2 o 3 giorni fa, c'era una grande felicità nei titoli dei giornali più comuni sul fatto che non so quale organizzazione ambientalista celebrava il fatto che i boschi in Italia sono aumentata grandemente la superficie boschiva. Non è necessariamente una buona notizia, perché significa nei fatti sono state abbandonate dall'agricoltura tradizionale, quindi dal controllo quotidiano, costante, amorevole, multifunzionale dell'uomo agricoltore, sono state abbandonate gran parte delle terre. E i boschi sono boschi che dovrebbero essere curati con una particolare attenzione, non è detto che lo possano essere, e questo crea un problema. Allora, io potrei continuare, ma il libro alcuni di voi l'hanno letto, se non l'hanno letto magari lo leggeranno incuriositi dalle cose che ho detto o che diranno gli altri, e quindi possiamo continuare a discutere dopo aver sentito le vostre parole. Io credo che l'abbiamo letto quasi tutti. Io sicuramente, ripeto, lo consiglio perché è scorrevolissimo, pur essendo molto denso, è molto piacevole, è molto interessante. Do la parola a Valerio Cozzi, che mi piace ricordare ha scritto lui appunto un libro, Piantare alberi in città, 4-5 anni fa, e ne sta scrivendo anche lui un altro. E il tema dell'albero e piantare gli alberi, del rinnovo degli alberi, tra l'altro abbiamo fatto un convegno un mese fa in My Plant and Garden proprio su questo tema, cioè è vero che abbiamo alberi vecchi, perché molti sono datati, maltrattati, sia sopra che sotto, apparato radicale, parassiti, cambiamento climatico, quindi tanti fattori che giocano contro, e abbiamo appunto fatto degli approfondimenti non facili, perché facilmente anche contestabili da più parti, cercando di capire dalla ricerca, quindi quali sono gli alberi, ne parleremo il 2 aprile, martedì prossimo saremo in Libreria della Natura, con Enrico Banfi, che è stato direttore del Museo di Storia Naturale di Milano, e faremo proprio un ragionamento su quello che nel verde a Milano sta cambiando anche spontaneamente in virtù proprio del cambiamento climatico. Lui adesso ha più tempo e mi dice, Flora, io vado in giro, vedo Milano e vedo cose, di cui ci dirà, che stanno cambiando. Quindi c'è una trasformazione in atto, sarà l'antropocene, sarà il cambiamento climatico, saranno un insieme di cose, il tema è come intervenire, e anche perché non vogliamo più sentir parlare degli alberi killer, come appunto è successo qualche mese fa, perché l'albero non è un killer, tutt'altro, è l'amico primo dell'uomo, tutti i benefici che ci dà li conosciamo e non stiamo a ripeterli, il tema è che noi li trattiamo male e quindi forse dovremmo invece assumerci le nostre responsabilità. Valerio Cozzi, dicevo, è architetto, è paesaggista, quindi progetta paesaggio, in Commissione per il paesaggio di Città Metropolitana qualche cosa più o meno interessante, / anomalo, l'ha visto, e quindi forse su questi temi puoi darci un'esperienza e come progettista e anche come, diciamo, controllore del traffico, di quello che gli altri fanno. Grazie Valerio.
Intanto nella mia testa c'è una centrifuga, non so voi, ma dopo aver sentito il professor Barbera, a me è venuta una specie di centrifuga nel cervello, veramente ad una velocità pazzesca, che poi è la stessa che provate quando leggete questo libro. Nel senso che, pur essendo un libro pacatissimo, a me piace veramente per questo motivo, perché affronta dei temi che la pubblicistica tendenzialmente trova il modo di trasformare in provocatori. Invece in questo caso vengono affrontati con una pacatezza assolutamente inusitata, e io quindi lo ringrazio, perché quando leggo queste cose qua, io devo dire, ho avuto difficoltà a leggerlo, come dire, di filato, perché avevo una specie di tremore ad ogni fine paragrafo, perché ero troppo contento, non so come dire, quindi lo invidio e lo odio contemporaneamente, perché scrive troppo bene. E così quando ho letto Tutti i frutti e il libro sulla Conca d'Oro. Quindi, come dire, finalmente ce l'ho qua vicino. Guardatelo, perché l'ultima volta che lo vedrete, perché poi lo uccido, perché poi ne resterà uno solo, che poi sarà il suo ricordo, perché io non arriverò neanche a raggiungere il suo ricordo. Detto questo, la centrifuga è veramente veloce, perché mi ha fatto venire in mente tantissime cose. A parte che siamo in un posto bellissimo, grazie, perché sembra che siamo una setta che sta a casa della cultura, sottoterra, bellissimo, siamo sottoterra, parliamo di alberi. E Flora ha ricordato la pubblicazione che ho curato, ho scritto solo una parte, perché la maggior parte è stata scritta da colleghi del professore, quindi quasi tutti agronomi sostanzialmente, della Fondazione Minoprio. In realtà era un testo che indagava il rapporto tra i sottoservizi e l'apparato radicale, perché è un tema un po' complicato, che tendenzialmente è affrontato dalle università americane, università tedesche, insomma della pubblicistica anglosassone tendenzialmente. Quella francese va per i fatti suoi, perché hanno, come dire, una testa completamente diversa. Quella franco-canadese hanno, come dire, veramente delle regole tutte loro. Non so se mai avete mai comprato una Renault, per riuscire a svitare qualcosa dovete avere il cacciavite della Renault, perché sennò non ce la farete mai. La stessa cosa per quanto riguarda l'arboricoltura, mi permetto di dire. Ma ho conosciuto diversi arboricoltori canadesi e francesi e sono rimasto un po', come dire, colpito. Invece, come dire, il rapporto, mi interessava molto questo rapporto tra apparato radicale e sottoservizi, perché i sottoservizi sono l'anima della città, nel senso che la città vive grazie agli impianti sostanzialmente. Prima era un raggruppamento di case, ma la vera città contemporanea nasce con la prima fognatura sostanzialmente, quindi dopo la grande puzza di Londra, si chiamava così, no? La grande puzza di Londra, che era veramente la città più inquinata nell'Ottocento, più inquinata ancora di adesso, quindi provate a immaginare che cosa poteva essere, un pittore si inventò le fognature e da lì nacque la prima città. Questo ti fa ragionare tantissimo su molti aspetti di un elemento, come l'ha chiamato giustamente il professore, che viene utilizzato, cioè l'albero, come oggetto compositivo all'interno di una città. Quelle alberature ormai anziane, antiche addirittura qualche volta, delle nostre città, sono sostanzialmente delle alberature che sono state messe a dimora utilizzando un materiale vivaistico che era quello disponibile. Il vecchio detto americano, secondo me, è sempre valido: the right tree in the right place, quindi l'albero giusto nel posto giusto, è una cosa vecchia che ci si racconta tante volte, ma vale sempre. Quindi, come dire, ci dobbiamo meravigliare, appunto, che un albero caschi se l'albero che è stato messo a dimora era l'albero sbagliato. O ancora peggio, io ho avuto la fortuna di parlare alla fiera scorsa a My Plant and Garden assieme al collega Paolo Alleva, che è qua in sala, su un tema che è quello della sicurezza, appunto, delle opere a verde, e facevamo anche il caso, che io l'ho chiamato lo spettro di Via Roma, nel senso che ci sono molte cittadine della provincia che dedicano a Via Roma un viale alberato, una bella alberata, tendenzialmente sbagliando sempre l'albero, magari ai lati c'è una cortina di case, quindi vuol dire sempre spazi molto stretti, e il povero albero, tendenzialmente un Celtis australis, un bagolaro che ha bisogno, come dire, di spazi molto ampi, non trova mai lo spazio per essere se stesso e viene massacrato da sedicenti giardinieri che non fanno altro che, in realtà, come dire, raccogliere gli ordini che gli vengono dati, per poi produrre un albero che non ha nessuna fattezza di albero, ma una specie di foglio di carta bidimensionale, che ovviamente, se uno tenta di tagliare, la prima madre con bambino, come dire, costringe il poveretto a disegnare un bel disegnino con scritto "voi non amate gli alberi", e lo spiaccica sul povero albero, che si deve anche, come dire, sorbire anche il brutto quadretto. E io sono veramente tranchant, ma perché, come dire, non riesco a sopportare queste cose. Ho difficoltà, perché è una difficoltà tecnica la mia, nel senso che adesso la vedo veramente dal punto di vista tecnico, cioè, come dire, la vegetazione
che ha, come dire, un futuro ormai segnato, deve essere rinnovata, come giustamente diceva il professore. C'era un vecchio articolo sul Giardino Fiorito che si chiamava "Salviamo le alberate e abbattiamole", che è, come dire, la vita media di un albero in città, inteso non tanto in un parco, ma diciamo nei viali, è di 80 anni, quindi, come dire, quelli sono. Peccato, era bellissimo, se c'è la possibilità lo teniamo, se no lo eliminiamo e ne facciamo uno nuovo, più bello ancora. La difficoltà di comunicazione è tutta dei rappresentanti, insomma, degli amministratori. Quello sì che è un grosso problema. L'incapacità di comunicare è notevole. Cioè non c'è nessuna capacità, magari sono anche dalla parte del giusto, ma in una frazione di secondo si ritrovano da quella del torto. Detto questo, che sono parte della centrifuga, ho messo un programma un po' veloce, in realtà una cosa che mi è venuta in mente riguarda sempre Paolo, scusate, ma mi viene in mente, nel suo ultimo intervento in un convegno che era stato a Genova quell'estate scorsa, fece vedere delle bellissime immagini, era un intervento basato su tutti gli alberi che aveva messo a dimora. È stato bellissimo perché diceva: "Beh, io spero tanto che gli alberi che ho piantato si sentano liberi e felici", che è una cosa meravigliosa. Liberi è bellissimo perché in realtà sono lì incatenati nel terreno perché gli serve, come dire, trattenerlo, però quelle radici sono libere di andare dove vogliono, e le chiome vanno libere nel cielo col tempo che ci mettono, col tempo che impiegano. Addirittura aveva fatto un bellissimo disegno in cui si vedeva proprio una catenella che stava intorno a questo alberello, che è un po' al contrario dell'abbracciare, in realtà era come dire: aspetta che, come dire, sto un po' attento a quell'albero lì, mi metto a distanza corretta per vederlo proprio a livello anche prospettico e non solo emotivo. Io lo trovo un atteggiamento molto giapponese, nel senso più positivo del termine, per cui c'è un rispetto totale per ciò che non è più un elemento in quel caso lì, ma è veramente un essere vivente più antico di me, che come dire, necessita, ha bisogno proprio di questo tipo di approccio, secondo me. Questo è, come dire, l'approccio di un progettista che spera che ciò che ha fatto, come dire, funzioni e continui nel tempo, come dire, evitando i sedicenti taglialegna, i sedicenti giardinieri, i sedicenti operatori del verde. Tutto questo si sposa col fatto che la città contemporanea non è più la città di un tempo. Se io penso a Milano, Milano è sempre stata la città che non si mostra, cioè l'esatto opposto di Roma, no? Roma è tanto barocca, Milano tanto non lo è, è tutta nei cortili, no? Milano è città tendenzialmente di struttura ottocentesca, alla fine è medievale, romana, di impianto, ma come dire, la forma è assolutamente ottocentesca, parzialmente settecentesca austriaca e molto ottocentesca francese. Tutto questo, come dire, si traduce in un qualcosa, come dire, che necessita di un invito per essere accolto nelle stanze della città, nelle vere stanze. Ora, secondo me questo non esiste più, e un qualsiasi parco, più o meno urbano, ormai è considerabile con qualcosa di diverso da ciò che era, poteva essere un parco palestro, cioè uno spazio in cui la natura aveva la funzione di ricordarti che esiste. Cioè, non era, come dire, fuori è Ixunt Leones, Ixunt Dracones, però all'interno c'è quella pittoresco che ti ricorda la bellezza, appunto, pittoresca, vernacolare della natura. Ora il parco urbano è completamente diverso e anche l'albero ha assunto delle funzioni completamente diverse, ed è più, come dire, una specie di area giochi per umani, più che come dire, uno spazio che ti ricorda che esiste un'altra natura, perché per trovare quell'altra natura dobbiamo fare veramente tanta strada. Perché le campagne hanno subito degli attacchi di speculativi non indifferenti, e quindi, come dire, ciò che noi troviamo sono lacerti, residui, ritagli di qualcosa la cui storia è stata ampiamente cancellata, i cui segni rimasti sono leggibili da pochissime persone, sempre meno. Ho parlato troppo, vero? No. Comunque il libro che verrà rieditato si chiamerà Alberi Felici in memoria di Paolo, l'abbiamo concordato una settimana fa. Perché piantare alberi in città sembra bello, ma piantare mi ricorda sempre il paletto di frassino che va infilato a Dracula, non mi piace molto, è troppo violento il nome piantare, il verbo piantare mi fa un po' violenza, quindi Alberi Felici mi sembrava un po' più intelligente. Io a questo proposito ho qui segnato una cosa molto interessante che secondo me potrebbe meritare qualche approfondimento anche a questo tavolo. Non lo sapevo e l'ho letto appunto sul libro di Giuseppe, il fatto il caso del grande Viale della Libertà, voluto a Palermo nel 1848 dal governo rivoluzionario allo scopo di dar lavoro al popolo e di adornare la città.
Presto fu affiancato da un giardino all'inglese, utile a ricordare i tempi in cui le opere pubbliche si misuravano più ad alberi che a metri cubi di cemento. Allora il tema di piantare gli alberi, che può essere declinato appunto, come abbiamo detto, in molte modalità differenti, da quali specie, per quali clima, per quali contesti, per quali luoghi, eccetera. Intanto, secondo me e secondo noi che ci occupiamo di paesaggio che vogliamo sempre migliore e sempre più sostenibile, è l'albero in piena terra, sicuramente, e l'albero che consente la permeabilità di questa natura tra 20.000 virgolette, perché sappiamo che la natura non c'è più, però questo sistema che con il verde, quindi gli alberi e tutto l'altro corredo vegetazionale che si può a questo annettere, in modalità permeabile possano, quindi permeabile vuol dire pervasiva, a rete, possano riabbellire le nostre città, e parlo di bellezza, ma soprattutto ridonare sistemi funzionali sotto il profilo appunto della sostenibilità ambientale, quindi il riequilibrio, la resilienza, le questioni di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa, che parlavamo appunto anche di ecologia del paesaggio. E aggiungo, come appunto leggevamo prima, è certamente la modalità con la quale poi possiamo tornare a dare anche lavoro a questa nostra nazione, dalla quale tutti scappiamo disperati perché non sappiamo cosa fare. Abbiamo tante cose da fare, e a partire dalla cura, dalla manutenzione del nostro territorio, che ci consentirebbe di mettere insieme le capre e cavoli dell'economia, dell'identità, del benessere, di una accoglienza, di un paesaggio migliore che possa accogliere il mondo che vuole Italia. E quindi magari risolvendo i problemi dei dissesti idrogeologici, i problemi dei vastissimi temi di restauro che noi siamo chiamati, e però non lo facciamo, a risolvere. Parlo di monumenti, scuole di restauro dovrebbero essercene in ogni regione, per non dire in ogni provincia, per mettere in piedi, tenere in piedi le nostre chiese, il nostro patrimonio storico, le case che vengono acquistate, cioè tutti questi processi che vengono spesso gestiti più dai privati, dalle associazioni, dai cultori della materia, diciamo, devono però entrare invece prepotentemente anche nei temi della regia pubblica, quindi di un governo e di chi amministra questi spazi e questi paesaggi, perché possano veramente diventare paesaggio bene comune. E allora, come appunto fece il governo rivoluzionario nel 1848, che per dare lavoro e dare bellezza a Palermo si inventa di costruire un viale che è ancora lì da vedere, bello, ampio, e piantando alberi. Quindi l'albero non è l'accessorio che si aggiunge più o meno bello, il tema è vasto. Sì, scusa, io prima ho evitato di risponderti sulla Commissione per il Paesaggio, adesso no, non posso però poi... più, nel senso che ci sono anche due colleghi, tre colleghi della Commissione stessa qua in sala. Brevissimamente, il nostro osservatorio è un osservatorio particolare e anche di un settore particolare del paesaggio. Quello che soffriamo di più in assoluto, per quello che ho cercato di evitare, è la mancanza di progetto. Sostanzialmente il nostro problema sono i progettisti. Tutto quello che hai detto tu fino adesso è assolutamente oscuro al 99% dei progettisti, che siano essi agronomi, che siano essi architetti o quant'altro. Non sanno assolutamente che cosa voglia dire costruire un paesaggio o piantare un albero, se non che è un timbrino, cioè un blocco di AutoCAD per chi è esperto, che viene sparato a raffica come con un AK-47. Finito. Questo è per loro, come dire, la costruzione di un paesaggio. Cioè viene, già non mi piace l'espressione, per esempio, vestire il paesaggio, che c'era una manifestazione che si chiamava così, mi dava veramente fastidio, mi dava i nervi. E questa cosa mi dà ancora più sui nervi, perché vuol dire semplicemente lanciare delle fish, o come diceva Paolo, gli ossicini dello sciamano, no? Lanciati per terra, che in realtà sono degli alberi così, un abbellimento ottocentesco, ma senza nemmeno un minimo della profondità ottocentesca. Pittura proprio fatta male, ecco, da rigattiere. Ecco, il 99% dei progetti è fatto così. E tutti si stupiscono perché poi vengono bocciati. Cioè, non so cosa devo dirti, non lo so. Questo è un problema vostro, non è colpa mia. E poi dopo alla terza bocciatura qualcosa deve venire fuori, prima o poi chiamano un paesaggista. È una cosa interessante, alla terza bocciatura però.
insomma, è veramente complicato. Il nostro osservatorio, come dire, qualcuno alla fine se n'è andato perché era, come dire, ce n'è uno che se n'è andato, infatti qua in sala, se n'è andato perché non ne poteva più di vedere la mancanza di risultati poi fattivamente, perché è stato veramente complesso ed è ancora complesso. Resistiamo sostanzialmente. Scusate. Sentiamo adesso allora quindi Paolo Pileri, che è professore di pianificazione del territorio, pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano d'Astu, e mi permetto io di accennarlo, poi se vorrai dirci qualcosa lo potrai certamente fare. È promotore, ha portato anche delle cartoline qui Paolo, della sua iniziativa di Vento, che è questa rete ciclabile tra Venezia e Torino, che è tema di paesaggio, ma è tema anche di fruizione del paesaggio, dentro un sistema anche di economia, perché andando vedi, osservi, ma ti puoi fermare, dormire, acquistare, scoprire agricoltura e altri temi che sono nel paesaggio. Cioè, noi ci teniamo molto, come diceva anche adesso Valerio, a insistere sul tema del verde, che non è la rosa soltanto, non è il terrazzo soltanto, ma il progetto di paesaggio. E quando diciamo paesaggio parliamo anche di pianificazione territoriale, cioè le scale sono tante. Io per esempio faccio più, i miei clienti sono pubblico e faccio molto di scala ampia, faccio meno giardini, piccole sistemazioni. Altri invece fanno più giardini, cioè il paesaggio è ampio, è complesso ed ha diverse aspetti di interesse, di cui adesso Paolo ci dirà per quanto lo riguarda. Chissà. Buongiorno a tutti. Sono felice di stare nella Casa della Cultura. Sempre quando vengo qui è sempre per me, come dire, non è un luogo come un altro, va bene? Quindi è un pezzo di riflessione importante che si fa a Milano, quindi mi fa molto piacere. Allora, sì, Vento, dopo magari diciamo qualcosa su Vento. Io, come dire, mi piace prima provare a dire qualcosa sugli alberi. Se posso dire, ringrazio molto Flora di aver detto questa cosa di Vento, più che altro perché solo per due questioni, poi le riprendiamo se volete. Mi piace l'idea di lavorare sui paesaggi ordinari, non eccezionali, ordinari. Mi piace l'idea di rimettere le persone sui paesaggi dietro casa, spiegargli che è paesaggio. Mi piace l'idea del camminare e del pedalare come strumenti per, non fine a se stessi, per cui è nato Vento. Non esiste la ciclabile e quindi si lavora come dire, a realizzarla. Ma sono qui per abbracciare gli alberi, perché è veramente molto bello. Allora, chi non ha preso questo libro deve prenderlo. Perché chi scrive, lo dico, io scrivo anch'io, mi occupo di consumo di suolo, molti lo sanno, non scriviamo per far marchette e scrivere, scriviamo per farci leggere. Cioè, quindi, c'è una simbiosi fortissima, il vero, chi produce lo scrittore è il lettore. Chi produce lo scrittore è il lettore. Quindi, davvero, leggetelo, è molto bello, è molto colto, è molto, io credo che non sia solamente pacato, perché è anche incazzato in certi momenti. Scusate, io uso un po' l'inglese. Ah no, Casa della Cultura si può ancora un linguaggio, come dire, forte, ci vuole ogni tanto. Nel senso che è un libro che non sta zitto, mi sono appuntato questa cosa. È un libro che non sta zitto. Non sta zitto verso le politiche, vi leggo qualcosa. E questo mi piace molto, perché oggi io credo che abbiamo bisogno di questo, non abbiamo bisogno di pettinate, le pettinate non abbiamo bisogno. E mentre parlavano Flora e Valerio, mi è venuto in mente un flash di una cosa che non ho ritrovato nel libro, ma sicuramente in altri libri ci sarà. Leonardo Borgese scriveva su Corriere della Sera, e scrisse una volta, io non l'ho letto sul libro di che ha raccolto, che Italia rovinata dagli italiani, che Vittorio Emiliani ha raccolto, e ho letto questo ricordo anni fa, adesso vado a memoria, che lui si arrabbiò tantissimo per un taglio di tigli a Chiavenna. Cioè lui dice, ma ragazzi, ma non hai niente da fare che occuparti di chi taglia gli alberi a Chiavenna? Ovviamente li tagliarono per far posto ai posteggi delle auto, quindi chiaramente era un momento di scontro tra
lo spazio dell'auto e questo viale alberato, no? Come oggi molti viali alberati si vogliono togliere perché sono pericolosi per gli automobilisti. Non sono gli automobilisti pericolosi perché vanno a troppo veloci sul lungo, vabbè, quello che è. Allora però attenzione, perché oggi nessuno scrive sui giornali perché tagliano un viale alberato per far posto alle auto. Si scrive perché tagliano degli alberi, come dicevi tu, perché in realtà c'è anche un pezzo di ignoranza che non fa capire che c'è un rinnovamento, manca la capacità narrativa di spiegare perché vadano tagliati gli alberi, non perché manca la capacità narrativa, perché purtroppo i nostri amministratori non sanno cos'è un albero. Questo è il problema, molto spesso non sanno, non amano gli alberi, non ci passano il loro tempo tra gli alberi, no? E quindi è chiaro che poi fai fatica a raccontare questa cosa, e fai fatica anche a raccontarla perché, ahimè, anche il pubblico ha dimenticato cosa sono gli alberi, nelle nostre scuole ne parliamo sempre meno. Bene, quindi probabilmente c'è tutto un grande lavoro da fare, un bellissimo lavoro da fare. E quindi anche in questo libro, quindi ricordo, perché ho ricordato Borghese, perché oggi molto spesso quando parlo ai politici mi dicono dammi qualcosa di impatto di cui poter parlare. Di impatto, ma cosa stai dicendo? Io mi arrabbio tantissimo, di impatto, ma tu guarda, vai con Fedez da qualche parte, non c'è problema. Perché la capacità di costruire delle cose di impatto e riuscire a far diventare qualcosa di minimo, qualcosa di generale. Io ho bisogno di quella roba lì, di quello ho bisogno. E allora, se ho bisogno di Leonardo Borghese, riusciva dal caso di Chiavenna a ridiscutere, ragazzi, ma fino a dove ci possiamo spingere con la nostra frenesia delle auto? Fino a dove? C'è un limite dove dobbiamo fermarci? Sì, c'è un limite. E lo scriveva questa cosa. Ma oggi dove troviamo giornalisti che scrivono questa cosa? Che riaprono e vanno controcorrente? Lui si indignava. E ricordatevi sempre che indignazione e coraggio sono figli della speranza. Se oggi noi perdiamo la capacità di indignarci, porca miseria, significa che tutto sommato abbiamo chiuso, come dire, la nostra storia con la speranza. E io non ci sto. Quindi dobbiamo riprenderci la capacità serena, forte, dura, di indignarci. Quindi quando c'è da scrivere cose come queste, ora che bisogna affrontare i cambiamenti climatici, pagina 57, comprate il libro, leggetelo insieme a me, ora che bisogna affrontare i cambiamenti climatici, in tempi di decisioni politiche insopportabilmente lente. Cioè, Giuseppe Barbera non è che, capito, usa insopportabilmente lente. Rimandiamo le nostre riunioni, 18.000 riunioni, per non decidere nulla, apposta. Anche l'università, siamo campioni, intendiamoci, non siamo insopportabilmente, come dire, lunghe e lente per evitare di prendere decisioni su temi che sappiamo, e soprattutto molto spesso i temi ambientali e sull'ambiente, sul suolo, sul clima, ogni, Papa Francesco l'ha dato sì, cosa splendida, ogni ritardo è un'accelerazione del disastro, dice così, lo dico da laico fervente, lo dico sempre, non è che, come dire, la domenica mi trovate in bicicletta e non da altre parti, come dire, quindi ogni ritardo è un'accelerazione del disastro, dice così e non va, non è che usa mezze parole. Allora, è interessante finalmente vedere queste, anche dette queste cose, in questo libro molto colto, guardate che ci sono 7 pagine di indici di nomi, c'è un ballare in punta dei piedi tra poesia, veramente, prima quando lui diceva è vero, è bellissima questa cosa, è bellissima, non è un libro noiosissimo, mortalmente noioso, che parla di come potare gli alberi, parliamoci chiaro, se fosse così, cioè, ci vuole questa conoscenza, però questo è bello, perché l'albero, come dire, è stato ripreso nella letteratura, è, come dire, è un'esplosione di riflessione, dà il fresco, è l'ombra, ma è tanta roba, è tanta roba, come direbbero, e qui dentro c'è, è molto bella questa cosa, è molto bella. Quindi questo libro, secondo me, da questo punto di vista è molto bello. E poi non sta zitto su altri temi, l'OGM. Qui dentro passiamo sull'OGM, ma lo dico in fondo, poi quest'altra cosa è molto bella, sulla città ovviamente, pianificazione urbanistica, gli alberi sono l'ultima cosa di cui ci si occupa in un piano, sì, se ci si deve mettere un pochettino di farsi amare, un pochettino non farsi odiare o nascondere qualche urbanizzazione di troppo, e ce ne sono tante di troppo, tutte forse oggi sono di troppo, non senza forse. Beh, allora si mette qualche alberello, ci si è inventati il preverdissement, perché gli alberi diventano anche la velina dietro al quale mettere le peggiori cose, diciamocelo.
e gli urbanisti fanno la loro parte. Previa disma segrate, vogliamo parlarne? Sentenza di Stato, queste robacce qua, era tutto un accrocchio per mettere prima gli alberi e quindi i cittadini si tranquillizzavano e poi brum! No. Allora, qui ci vuole un progetto che è tutto tondo, integrale, capace di riportare l'albero prima del consumo di suolo, mannaggia di una mannaggia, no? E questo è qualcosa che deve fare, come dire, parte di come oggi noi vogliamo progettare la città, non di come la progettavamo, ma di come oggi noi la vogliamo progettare, punto. Quando si dice no, a un certo punto si parla di lasciare spazio attorno agli alberi, invece li vediamo tutti in fila, giustamente, cioè, sembra dei piccoli soldatini che devono stare tutti infilati lì. Vedo, mi affaccio da casa mia e vedo questi spazi che sono impossibile che passi dell'acqua. Mi chiedo ogni primavera come è possibile che rigemmi quell'albero, ogni primavera dico ma ce la farà. E lui straordinariamente ce la fa, perché è calpestato talmente tanto la sua base, il terreno, che non, quando piove ma non si infiltra nulla. Eppure nessun operatore del comune ha mai fatto una riflessione su cosa fare. Zero. Tu provi a scrivere anche alla zona, zero. Dici, ma cosa, come rompi le scatole? Ma perché? Quindi, drammaticamente, quando vedi che c'è mancanza di cura nelle piccole cose, io mi chiedo sempre, non credo che nelle grandi ce ne sia di più. O quando vedi che la cura degli alberi non può essere diversa da periferia, semiperiferia a centro. No, perché allora non è più cura dell'albero. È usare l'albero per fare la grana, è per costruire un bel salotto, dove magari possiamo offrire un cocktail. No, non credo che gli alberi noi li abbiamo bisogno per questa cosa. E allora c'è da interrogarsi. È molto bello andare a vedere le alberature. Ci sono alcune situazioni dove le radici hanno completamente sconnesso le pavimentazioni. Allora bisogna intervenire. Non si interviene. Via Palmanova non si interviene, zero, perché tanto non ci passa nessuno, mica ci passano i big come in piazza Gaolenti, lascia fare, lì si interviene anche per il sassolino. E allora anche questo livello di manutenzione ti dà un po' la misura di come si tratta la città in modo diseguale. Anche la puoi leggere anche attraverso la cura che hanno degli alberi, anche su questo. E insomma, quindi qui ci sono tante, come dire, tante osservazioni che Giuseppe Barbera fa, è molto bello. Anche questa idea, no? Che dovremmo essere capaci, nel momento in cui a me è piaciuto molto questa cosa, che vedi un albero e non puoi non vedere un bosco. Perché lui è lì da solo e quasi ti ricorda che esiste, come lui dovrebbe stare nel bosco, va bene? Poi noi ce lo siamo preso prestito, l'abbiamo portato, come dire, nei nostri viali. Ok, e questa ha una storia, una tradizione nel progetto, va bene. Però è bella questa idea che in realtà non dobbiamo dimenticare che un albero è lì per ricordarti comunque del bosco. Questo è potente, ma questo non avviene. E quindi bisogna rinnovare la narrazione, dovremmo sentire molto più parlare di alberi come bosco, come cose da rispettare, forse dovremmo veramente avere dei politici che sono in grado di metterci molta più poesia, molto più pathos in questa cosa qua. E vabbè, un bosco è portatore di diritti. Un bosco è portatore di diritti. Ma vi sembra vera questa cosa? E c'è scritta qua, Pagina 209. Un bosco è portatore di diritti? Zero. Nella testa di Giuseppe Barbera. Sì, abbiamo una legge forestale che parla di compensazioni, va bene. Il che vuol dire che taglia e ripianta. Ma un bosco portatore di diritti è un'altra roba. È un'altra roba, vuol dire che dovrebbe, come dire, essere apparecchiato per lui un processo nel caso è tagliato ingiustamente, ma questo non avviene. Il bosco non è riconosciuto come un soggetto che ha dei diritti. È incredibile questa cosa, non ce l'ha, eppure ci fornisce l'aria, ci fornisce il fresco, controlla il clima, fa un sacco di cose che noi non facciamo, facciamo il contrario. Pensate che roba, noi siamo portatori di diritti, lui no. Allora, questo l'ho ritrovato anche in un altro libro molto bello, che mi permetto di segnalarvi, che è I diritti della natura, che è scritto da non mi ricordo, edizioni Piano B, è tradotto da Davide Sapienza, è da un ambientalista sudafricano che vive in America, è un forte ambientalista, è un libro bellissimo, è un avvocato, che scrive che è impossibile pensare che gli avvocati scrivano delle cose
come dire, che davvero difendano il valore ecosistemico della natura, perché non lo conoscono fino in fondo. E lui fa, è bellissimo questo libro, è potentissimo, e parla dei diritti della natura. E guardate che nel nostro ordinamento non c'è. E questa è un'altra cosa potente che c'è in questo libro, scritto con eleganza, però c'è. E questo mi piace molto, perché tac 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 trovi delle cose che ti spiegano anche che wow signore siamo indietro, wow signore siamo indietro. Noi abbiamo fior fiori di PGT pieni di grafici e fantastici schemi, ma ancora siamo indietro. Ancora per noi l'albero è un oggetto che dobbiamo mettere da qualche parte, ma attenzione, avete visto la polemica di Corso Buenos Aires, è subito i negozianti, e se ne parla anche in questo libro, non lo vogliono perché oscurano le vetrine, lascia fare. Lì si deve fare la grana, bisogna vendere, comprare. Non so se c'è spazio per l'albero. E questo tiene il dibattito. Al contrario di Leonardo Borgese, guardate come si sono capovolte le cose, al contrario di Leonardo Borgese, che scriveva un articolo perché si indignava che gli alberi venivano tolti, oggi ci scriviamo un articolo perché effettivamente c'è un problema, signori, se mettiamo gli alberi, caspita, qua fanno ombra sulle vetrine. Però non ci indigniamo. Abbiamo bisogno di altre grete, probabilmente. Un'altra cosa che ho letto, che mi ha colpito, Foresta del Consiglio. Avete presente? Foresta del Consiglio, tanta roba. Ci facciamo i bastoncini per il gelato. Lo scrive Giuseppe Barbera, quindi. Poi se... Cioè, ma com'è possibile questa cosa? Com'è possibile? Capite? Allora, è anche molto bello che in questo libro si chiudono tanti cerchi. Tanti circoli, si chiudono. E allora, se conosci la Foresta del Consiglio e conosci il bastoncino del tuo gelato, dici, ok, non ci siamo di nuovo, non ci possiamo essere di nuovo, non può esistere questa cosa, ok, non può esistere. Allora, questo dovrebbe anche questo mettere in moto una consapevolezza che poi muove una cultura, che poi muove una coscienza, no? Pensate, quest'inverno sono stato in Val di Fiemme ed ero arrabbiatissimo. Perché in realtà la voce che circolava, lo dico molto chiaramente, la voce che circolava è che speravano che nevicasse, perché così i turisti non vedevano gli alberi caduti. Ma allora dico, non avete capito niente. Qual è l'occasione per spiegare ai turisti che gli alberi cadono se c'è il vento? Perché sono vivi, perché quello è un ecosistema fatto in un certo modo, perché è successo quello che è successo. Ma cogliete quell'occasione per no. Il marketing è un tappetone che speriamo che sia bianco, noi dobbiamo, come dire, non ce ne... Cioè, allora non ne frega niente di quegli alberi. Io sono rimasto basito da questa cosa. Non hanno nevicato, tiè. E così hanno visto tutti gli alberi caduti. Ma nessuno spiegava niente. Nessuno spiegava quanti erano. Nessuno spiegava che cosa sarebbe fatto. Guardate che incredibile. E tutti dicevano semplicemente, wow, che bravi, li hanno tolti dalla linea della seggiovia, così possiamo andare avanti a sciare. E nessuno spiega... Pensate che occasione persa. Pensate che roba. Oggi noi dovremmo in realtà essere a lutto perché milioni e milioni, quello che è il segato di 10 anni è caduto in poche ore. Dovremmo essere a lutto, un paese a lutto, un paese che ha la più grande superficie alpina e forestale, alpina, dovrebbe essere a lutto per questa cosa, zero. Pensate a Leonardo Borgese, sarebbe morto 4 volte, no? E vabbè. Finisco con 2 cose, una molto bella, che... delle tante piccole perle che a volte non c'entrano nemmeno con gli alberi, caro, no, c'entrano perché poi lui è molto molto abile, molto bravo e quindi tutto torna, è molto bravo, complimenti, io ti invidio molto. E, a un certo punto racconta anche la storia di Mendel, è vero, e mi ha colpito una cosa che probabilmente secondo me poi in tutti noi che facciamo ricerca siamo ovviamente, abbiamo la nostra frustrazione, non è che proprio la ricerca, cioè io dico sempre quando, e sono già tra quelli, ragazzi, che vengo chiamato nelle audizioni parlamentari, già tanta roba, no? Però voglio dire dopo che probabilmente le commissioni hanno audito anche l'ultima delle associazioni di non so che cosa, con tutto rispetto, intendiamoci, però tutto sommato pensavo che l'università e i punti di ricerca, con le loro ricerche, voglio dire, venissero tutto sommato ascoltati un po' prima, però è così, Perché cito Mendel? Perché a un certo punto viene raccontato che lui fece queste ricerche che però nessuno capì. Nessuno capì. Per 30 anni. Lui non ha... Ma sapete cosa vuol dire fare ricerca, scrivere e tutte queste cose, morire davanti a te? È terribile.
Eppure dopo 30 anni qualcuno raccoglie le cose che lui scrive, e grazie a lui, tac, vanno avanti, e la ricerca va avanti. Quindi, come dire, la ricerca non muore. È bella questa cosa, molto bella. Lui la racconta molto bene. E quindi questo mi piace molto. E finisco con una questione che mi sta molto a cuore e che da noi in Italia è vista in realtà come una gran perdita di tempo. Una gran perdita di tempo. La divulgazione. È una gran perdita di tempo. Devi scrivere articoli in classe A. Anzi, c'è un A++, tipo i frigoriferi, scrivi in classe A++++++++. Sennò perdi tempo. E siamo tutti dietro a... Avete presente quelle corse dove c'è la carota e tu devi correre? Certo, bisogna scrivere nelle riviste importanti, intendiamoci. Però io non dobbiamo perdere la misura che siamo a servizio. Io ho uno stipendio pagato dai cittadini per far ricerca liberamente. Liberamente, non sono libro paga di nessuno. Bella questa, io amo questa cosa. E quindi credo che sia, non credo, è importante, mi piace che Giuseppe Barbera in tanti passaggi riesce a raccontarti OGM e bancarelle delle arance dal fruttivendolo. Wow, questa è divulgazione, colta ma divulgazione, riesce a parlare a tutti. E dobbiamo fare questa cosa non va persa, dobbiamo ripristinarla. Nel mondo anglosassone, se un ricercatore fa la divulgazione, fa le sue serate nei posti al mondo, va bene, non è denigrato dall'Accademia, ma anzi, cavolo, perché è importante chiudere il cerchio su questa cosa. Quindi io ringrazio molto Giuseppe Barbera di aver costruito questo libro e anche gli altri libri, in cui davvero riesce a portare i saperi, come dire, nell'orecchio di tutti. E questo è veramente grande. Grazie. Grazie Paolo. Gabriele Rinaldi, dicevamo direttore per 30 anni dell'Orto Botanico di Bergamo, e ho voluto invitarlo in questa appunto serata di contaminazione tra diverse diciamo provenienze culturali, prima ancora che professionali, perché evidentemente gli alberi sono un suo specifico, non solo gli alberi ma anche gli alberi, e però è uno specifico da orto botanico che spesso si immagina essere qualcosa di museale. L'orto botanico conserva, l'orto botanico spiega, grazie a tutti gli ortobotanici, perché già questa è una fondamentale attività imperdibile e imprescindibile. Ma all'orto botanico di Bergamo succede anche dell'altro. E quindi chiedo appunto a Gabriele Rinaldi di dirci, darci il suo contributo su questo tema e dirci anche come il suo orto botanico in realtà è diverso. Grazie. Beh, anzitutto grazie per l'invito e anche per avermi permesso di ritornare sul libro di Giuseppe Barbera. Io conoscevo nella prima edizione, anzi ho letto solo questo, lo devo confessare, quindi non conosco gli aggiornamenti che dicevi, e comunque mi sento di consigliarvi anche la vecchia edizione, perché non era niente male, nonostante l'abbia un pochino denigrata. Per quanto riguarda questo tema dell'orto botanico, posso dire in estrema sintesi che quello che noi cerchiamo di fare è quello di far fare esperienza con la biodiversità. Quindi la biodiversità va esperita, non va solo osservata e conosciuta, non bisogna travasare le conoscenze da chi ne sa a chi non ne sa, ma bisogna che le persone, noi tutti, facciamo esperienza con essa. Per cui, ad esempio, l'ultimo orto botanico che abbiamo costruito nel 2015 sull'onda di Expo è un orto botanico, una sezione in cui mostriamo nell'arco di un anno agronomico 1200 varietà che sono orticole, per cui le varietà da mangiare, uno di fronte a un centinaio di tipi diversi di pomodori, o a 40 tipi di patate, o a 150 tipi di fagiolo o 100 di cereali vari, si pone qualche domanda: che cosa mangio quando compro un prodotto confezionato di cui non c'è nemmeno il nome, insomma, e così via. Insomma, per cui questo tema dell'esperire la biodiversità è fondamentale anche per maturare delle convinzioni o maturare anche degli approcci. Io, ad esempio, contrariamente a quanto è stato detto, sono felice quando i cittadini
si legano agli alberi, si incatenano agli alberi o si come dire, o protestano perché viene abbattuto un albero che meriterebbe di essere abbattuto sotto il profilo tecnico. Questo vuol dire che c'è un'esperienza dietro che li porta a questa conseguenza. E vi posso citare il fatto che degli alberi spesso ci si accorge quando non ci sono più, così come della presenza di un gatto e di un cane, che ci si accorge moltissimo del loro peso quando avvertiamo il loro vuoto, insomma. Per cui la volta successiva che succede un fatto del genere, cioè quando ci viene di nuovo ricreato un vuoto, allora forse siamo più attrezzati per dire no, questo non ci voleva, devo saperlo, voglio partecipare, per me è un lutto, devo elaborarlo e voglio essere parte integrante del processo, e magari possibilmente quest'albero non viene tagliato. Per cui questo tema dell'approcciare gli alberi, a me piace ad esempio questo aspetto che Giuseppe Barbera ha escogitato intitolare Abbracciare gli alberi, è come dire, a mio avviso, il messaggio diretto ma anche un po' subliminale, cioè del fatto che con gli alberi bisogna avere contatti e questi contatti devono essere anche di tipo emotivo, fisico, non oltre che filosofico, poetico, letterario. Questo libro è un libro straordinario di intrecci, di punti di vista su aspetti letterari, filosofici, poetici e così via. È ammirevole questa capacità di mettere in fila una citazione dietro l'altra, però nello stesso tempo c'è anche questo richiamo alla concretezza, alla fisicità, che a mio avviso è anche la chiave di volta, perché la fisicità è l'esperienza. Guardate, io ho imparato, come dire, ho maturato, più che aver imparato, ho maturato l'importanza di abbracciare le persone, e a volte mi sembra di abbracciarle eccessivamente, quelle con cui ovviamente si stabilisce una confidenza, però capisco anche che questo modo è un modo davvero per comunicare molto più forte di quanto non sia «Oh, che bello incontrarti, come stai, come va tua sorella» e così via. È un modo che ci permette di comunicare, di dire tante cose pur non usando le parole. E, per cui questi approcci, adesso io non voglio escludere nessuno degli approcci con cui si possono avere con gli alberi, anzi direi che più esperienze si fanno con gli alberi meglio è, perché ciascuno di noi, come avrete visto anche in questo piccolo tavolo, manifesta, comunica in modo diverso pur parlando dello stesso soggetto, insomma, perché io non sarei in grado di dire ciò che è stato detto prima, probabilmente mi esprimerei diversamente rispetto all'approccio che ho con questi organismi. E a mio avviso quello che succede, dovessi porre a voi che rapporti avete con gli alberi, se avete mai comunicato o avete mai provato un'emozione nei confronti di un albero, probabilmente ciascuno direbbe sì, no, forse quasi, o è successo in quell'occasione e così via. Bene, io vi dico che tutto ciò che stimola una sorta di biofilia nei confronti degli alberi lo ritengo positivo. E questo tema dell'abbracciare gli alberi, a mio avviso, è un aspetto importante. Io vi dico, non l'ho mai fatto. L'ho fatto per la prima volta domenica. Domenica sono andato, a seguito di questo invito che mi ha fatto Flora Vallone, sono andato a vedere, ero in Valle Imagna perché devo parlare appunto dell'orto botanico anche lì, della Valle della Biodiversità, e sono andato a vedere un vecchio albero che avevo censito, credo, 15 anni fa. Ogni tanto mi è capitato di rivederlo, però domenica sono andato con questi, lo voglio abbracciare, perché non l'avevo mai fatto. È un albero fantastico, davvero un faggio straordinario, è a Brumano, anzi ve lo consiglio, abbracciatelo anche voi se vi capita, e perché chissà cosa succede abbracciare un albero, insomma. E per cui sono andato così e devo dire che ho sentito me stesso, per cui un abbraccio, un organismo apparentemente, come dire, non abbracciare un albero, una colonna, che differenza c'è? Forse non c'è differenza, perché uno abbraccia, in realtà è quello che sente nei confronti di se stesso, però il fatto che tu hai quell'organismo, lo conosci da 20 anni. Ad esempio io ho notato che in questi 20 anni ha cambiato la sua chioma, la chioma prima era sferica, adesso invece è un po' a campana, questo me ne sono accorto, oppure è diventato più rugoso, è più rivestito di muschio, non di licheni, che forse sono anche diminuiti, però per dire, lo stare lì, il guardarlo con occhio estetico, poetico, sentimentale, così mi ha dato molto, per cui forse questa è una pratica che io introdurrò nelle mie abitudini quando andrò
nei confronti delle, a vedere queste altre cose, perché vuol dire stabilire delle relazioni che, ripeto, sono più utili a se stessi, insomma ci si sente un pochino più in sintonia, più aperti rispetto a quando diciamo a quando non si fa queste cose qui, che sembrano naif, un po' ingenuote, un po' infantili, ma non è vero, perché in realtà quando si abbraccia, a quel punto c'è una forma di comunicazione, di scambio, di trasmissione. E allora, quindi, se devo esprimermi, leggere o non leggere questo libro, io mi sento di consigliarlo, perché in questa, come dire, antologia, se vogliamo, che intreccia sapere di Giuseppe Barbera con questa miriade di fonti che mi chiedo anche come ha fatto a consultare, perché sono davvero tantissimi, uno può trarne davvero un grande arricchimento. Io posso citarvi, non so, da una parte i Cipco, la comunità Cipco indiana, che delle donne che hanno abbracciato gli alberi per impedire che venissero tagliati dal Marajà, perché voleva uno spazio aperto, e loro in una zona prossima al deserto volevano difendere non gli alberi ma anche ciò che gli alberri apportavano, le perosopis, cioè vale a dire umidità del suolo, conservazione dell'acqua, possibilità di coltivare in un'area in cui il sole avrebbe seccato tutto. Però questo approccio utilitaristico, se vogliamo, delle donne del villaggio, in realtà era un approccio anche di tipo sentimentale. Erano state educate ad amare questi alberi perché erano la loro fonte di sopravvivenza. Oppure vi posso citare, per dire che mi ha colpito, insomma, quando viene detto l'amore che sto provando è come un grande vento che sta colpendo la chioma di questo bosco, insomma, per cui un'immagine poetica che in realtà ti rappresenta tantissimo quando provi dei sentimenti molto forti. Oppure scopri che le caravelle erano fatte di querce, se poi mettiamo insieme tutte e tre le caravelle fatte di querce, se poi mettiamo insieme questo dato con il fatto che per costruire una caravella, cioè una nave che attraversasse gli oceani, ci volevano 4.000 alberi. Immaginate come una caravella che andava, viaggiava per l'Atlantico, oppure faceva il periplo del Capo di Buona Speranza, del Sudafrica, insomma ci vuole, di fatto era un bosco viaggiante. Qui. Immaginate quanto il bosco, gli alberi, quanto noi dobbiamo essere tributari di questi organismi straordinari. Insomma. E così via. Diciamo che il fatto di, quindi, avere tanti livelli, che il livello è, possibilmente anche non negare la possibilità che ci possano essere anche altri punti di vista, ad esempio quando la punta polemica sul tema della neurobiologia, secondo me è, come dire, forse, non dico gratuita, ma si può anche fare a meno, visto che quel sistema di fatto sta portando moltissime persone che non hanno mai avuto contatti con le piante, gli alberi, le hanno sempre viste come oggetti, per cui oggetti messi lì, qualcosa che ci servono per ornare, per addobbare, o qualcosa che c'è e basta, appunto, senza porsi la... In realtà anche questo approccio, secondo me, va nella direzione positiva, perché fa rendere le persone, così come lo sono i cartoni animati, così come sono i disegni astratti, così come l'approccio di Munari all'albero, insomma, che non è assolutamente scientifico, non è assolutamente sensato per certi aspetti, ma è geniale e quindi è positivo, perché fa maturare, fa scattare dei meccanismi nei bambini, nelle persone e nei docenti che utilizzano quel tipo di approccio, insomma. Per cui anche in quel caso mi sentirei di dire no, lasciamo che ci siano anche questi tipi di approccio, lasciamo che nelle città ci siano gli incolti, lasciamo, ad esempio, sul tema del tenere tutto sott'ordine, educhiamo anche al disordine, educhiamo anche all'incolto, educhiamo al fatto che la natura ha delle dinamiche, delle proporzioni e delle, come dire, aspirazioni che non necessariamente coincidono con le nostre. E quindi questo ci permetterebbe, tra l'altro, di facilitare anche i processi grossi, mega, giganteschi, che sono stati peraltro citati anche qui, che devono entrare nelle agende politiche, non lo sono ancora, come il grande tema dei cambiamenti climatici, o il tema della sicurezza alimentare, o il tema della, come dire, della perdita di biodiversità. Sono aspetti che, diciamo, di cui si parla un pochino,
molto meno di quanto si dovrebbe, ma che per niente entrano nelle agende politiche, che sono davvero è raro che entrino anche nelle decisioni che ci riguardano, eppure devono diventare il pane quotidiano. Quindi torno alla sollecitazione prima di Flora Vallone, che senso ha, diciamo, cosa fa un orto botanico in questo senso. Noi cerchiamo di capire come sta andando il mondo e cerchiamo anche di rispondere a delle domande, magari agendo di conseguenza, per cui in primo luogo noi, ad esempio, questo tema del comunicare la biodiversità e fare esperienza con la biodiversità, l'abbiamo ormai introitata, abbiamo così concepito un orto botanico in quel modo. C'è anche l'altro, c'è anche quello più tradizionale, però c'è anche questa fetta qui. A mio avviso, però, se dovessimo guardare avanti, e se dovessimo guardare avanti anche alla luce di temi quale quello degli alberi, è proprio quello di inquadrarlo in una necessità. Oggi gli alberi sono necessari, sono la macchina perfetta per contrastare gli effetti delle nostre azioni sotto il profilo climatico, sotto il profilo della liberazione del gas serra, sotto il profilo della regimentazione delle acque. Considerate di quanto siano fondamentali per garantirci le acque superficiali nelle falde, insomma, là dove c'è stata la deforestazione c'è la perdita delle sorgenti, e allora si ritorna a riforestare per poter riavere le sorgenti, avere l'acqua a disposizione. Per cui c'è una macchina perfetta che ci serve per contrastare i danni che stiamo provocando tutti insieme, nessuno escluso, io per primo. Però, come dire, ci sono anche tutti gli aspetti poi positivi di cui si occupano molto bene i nostri colleghi paesaggisti, e che ci permettono di considerare gli alberi non solo sotto il profilo della loro funzionalità ecosistemica nell'ambito di problemi di portata ormai globale, che sono appunto gli aspetti di rendere le città più vivibili, più belle, meno stressanti e anche più sostenibili sotto il profilo climatico, eccetera, eccetera. Per cui dall'intreccio di questi discorsi capirete bene come, non dico che l'albero deve entrare nelle agende politiche, ma dovrebbe entrarci in conseguenza del fatto che si considerano problemi fondamentali, perché l'albero, gli alberi, i boschi sono tra le soluzioni più semplici e più logiche che noi potremmo adottare. Grazie Gabriele, è assolutamente vero, però proprio perché è così vero mi permetto di, non dico di sentire, però è vero che sono fondamentali e importanti e il tema è urgente, come dicevamo prima, anche Paolo Pileri lo ricordava, e proprio perché è tanto vero ed è tanto urgente che e il cittadino deve essere più informato, e quindi chi si attacca all'albero, chi dà modo di comprendere che non è sufficientemente attrezzato per fare quello di cui ha voglia. Il tema è: il verde lo vogliamo tutti, sappiamo che fa bene, non sappiamo come fare a mantenerlo, curarlo, gestirlo, aggiungerlo, integrarlo, renderlo sempre più forte e vigoroso. C'è uno scollamento di tipo proprio culturale, che poi diventa necessariamente operativo, che allontana sempre di più in questa urgenza fortissima che abbiamo e che ormai è conclamata, tra un desiderio noto e stracondiviso al mondo, dall'ultimo cittadino ai governi che continuano a firmare e sottoscrivere, e chi tutti i giorni fa paesaggio, ce lo diceva anche Valerio prima, in maniera inconsapevole, spesso facendo dei disastri, spesso rovinando quello che invece andrebbe protetto, tutelato, migliorato, aggiungendo quello che anche Gabriele adesso diceva: l'albero è il sistema più facile, vive da solo, devi solo aiutarlo ad esserci e a mantenersi. Giuseppe. Penso che leggerò questo libro. Dopo aver sentito, vi ringrazio.
No, tantissimi spunti, quindi non... in disordine l'ultimo, hai ragione, questo, come si dice, prendersela con la neurobiologia, neurofisiologia vegetale è una... Tra poveri. È un po' un vezzo che serve a poco, davvero serve a poco, lo riconosco. Riconosco però che il tema è avere la capacità, ed è quello che diceva anche Flora, di trovare sempre il linguaggio giusto. Noi abbiamo bisogno di divulgare, comunicare, far capire molto più di quanto facciamo adesso che il paesaggio degli alberi in Italia è lo specchio della nostra civiltà, no? Lo dicono i filosofi questo, no? È natura che diventa cultura, è lo specchio della nostra civiltà, un paesaggio senza alberi, un paesaggio incivile, di una civiltà che sta morendo. Questo dobbiamo essere in grado di comunicarlo sia utilizzando il disastro che ha fatto questo sistema di valutazione della didattica, il disastro. Io ho imparato a scrivere, a studiare prima che a scrivere, a insegnare, a fare ricerca, poi a scrivere scrivendo su una rivista che si chiamava L'Informatore Agrario, no? L'interlocutore era l'agricoltore e io, giovane professore, ricercatore universitario, trasferivo il risultato delle mie ricerche a loro e loro mi chiedevano nuove ricerche, nuovi suggerimenti. Un'esperienza importantissima che adesso è vietata. Se tu scrivi sull'informatore agrario hai chiuso con la carriera universitaria perché stai perdendo tempo, perché nessuno ti valuterà mai positivamente quello, no? No, non dialoghiamo più tra di noi, non sappiamo più cosa fa il collega della porta accanto. Ma per quello che non ho mai cominciato, no? La carriera universitaria, sempre su riviste di quel genere lì. Appunto. È veramente, no, da un lato c'è questo, dall'altro c'è questa tendenza che non è di Stefano Mancuso, no? Forse Stefano si presta un po' troppo, dovrebbe essere su questo più aggressivo, se volete, e questa spettacolarizzazione del rapporto uomo-albero che alla fine serve poco, non so quanto sia utile. Io Stefano l'ho conosciuto, l'ho apprezzato, appunto, a proposito di quello che dicevo subito prima sulla ricerca universitaria. Un giorno che mi è capitato sul tavolo una pubblicazione su una rivista americana di grande valore, una pubblicazione fatta da una prima pagina di nomi di autori, Università del Nebraska, Università di Yale, Università di la Sorbona, no? Di tutto il mondo, tutti se la pigliavano con Stefano Mancuso. Esiste questa cosa, no? Io non so se Stefano la ricordi. Ma esiste, tutti se la prendevano con lui, perché aveva inventato una nuova scienza che non esisteva. A me in quel momento Stefano fece una simpatia straordinaria, naturalmente, straordinaria. Poi, no, voglio dire, poi ho qualche perplessità, ma ripeto, va benissimo. No, basta, non credo che abbia molte... Questa cosa di quando uno si... dell'indignazione, lo dicevi anche tu, no? Dell'indignazione per gli alberi maltrattati è frequentissima. Io però in questo libro ricordo Stendhal che se la piglia col prefetto, voglio dire, si beccherebbe una querela immediatamente oggi, no? Gadda, la platanocida è scura, la scura è platanocida, Ceronetti, proprio gli uomini di cultura si indignano, si incavolano di fronte al maltrattamento degli alberi. Questo è naturalmente importante. E l'avevo
Due cose dedicate. Vabbè, la copertina del libro Piantare alberi in città è per me stata per anni una specie di manifesto politico. Io sono un frequentatore di social, di Facebook, no, e il mio modo di indignarmi era pubblicare quella copertina e dire: guardate, la città sull'orizzonte. C'è. C'è una tecnica, c'è un modo, c'è una scienza che affronta. Perché non ce l'abbiamo qua, se no l'avevamo. Ce l'ho sul cellulare. Ce l'hai sul cellulare, no? No, e quindi, vabbè, basta, non ho molto altro da dire. Il libro l'ho già comprato. Anch'io l'ho comprato. Anch'io. Se posso solo chiarire solo due cose che secondo me sono molto importanti. La città è stata costruita per l'uomo. L'uomo ha voluto un posto per mettere a dimora se stesso, le proprie radici, eccetera. Nasce come un elemento, un posto in cui gli alberi proprio non erano previsti. Gli alberi erano fuori, stavano là bene, nei grandi boschi dove erano i frutteti, tranne qualche cosa i romani, antichi romani, qualche cosina già la prevedevano, c'erano i prata piuttosto che altre cose, c'era qualche cosina, ma era veramente poca roba. L'ix sunt leones, ix sunt dracones, che dicevo prima, era così. Poi, quindi, piantare alberi in una città medievale che non li ha mai previsti è un errore dal punto di vista filologico, secondo me, e come dire, è anche sbagliato tecnicamente. Già la città, quando faccio gli interventi su questo tema, mostro sempre la planimetria elaborata dal Comune di Milano, che comunque resta uno dei più virtuosi in assoluto, nonostante abbia un territorio molto limitato. La planimetria del piano urbano di gestione dei servizi del sottosuolo, che fa vedere perfettamente la concentrazione dei sottoservizi in tutte le strade della città. La concentrazione dei sottoservizi, sciama piano piano, diventa molto più dolce, più gestibile, più si va in periferia, dove le piante stanno molto meglio rispetto al centro città, dove ovviamente il calibro deve diminuire, gli spazi sono più costipati. Io trovo veramente assurdo fare un discorso di quantità anziché di qualità. Un miliardo di alberi per di qui, ma chi se ne frega, fa parte del marketing di cui diceva Paolo. A me non interessa assolutamente il numero, interessa la qualità. Se uno dovesse piantare alberi a Milano nelle quantità descritte in questi ultimi anni, dovrebbe mettere a dimora anche nei campi da calcio. Non c'è abbastanza spazio, non è Roma che è il più grande comune agricolo d'Europa. Milano è una città molto piccola, che è il suo vantaggio peraltro dal punto di vista del paesaggio urbano, perché la si può visitare in brevissimo tempo, si può passare brevemente da un punto all'altro. Quindi per me il diktat americano del right tree in the right place vive sempre. Io di piantare per forza in un posto dove un albero non potrà mai crescere con la felicità di cui parlava Paolo Villa nel suo ultimo articolo sull'architettura del paesaggio che ho qua, per me è fondamentale e resta un insegnamento unico. Però mi è piaciuta tantissimo la frase che ha detto adesso: un paesaggio senza alberi è un paesaggio incivile. Io ho la fortuna di lavorare, fortuna sfortuna a seconda dei punti di vista, ma io lo ritengo una grande fortuna di lavorare in Arabia Saudita, dove già gli alberi sono pochissimi, perché tendenzialmente sono palme che non sono alberi, fisiologicamente non lo sono, biologicamente non lo sono, dove piantare un albero è molto emozionante ed è la richiesta principale. Gli alberi crescono ma veramente con difficoltà e non cercano certo una luce che gli arriva già in maniera verticale, in maniera vorticosa, non ne hanno proprio bisogno, anzi stanno molto bassi, quindi quando riesci ad arrivare agli 8 metri sei veramente contento, con un ficus religiosa per esempio, pianta che comunque non è dell'Arabia Saudita ma viene prestata. Quindi io ho trovato in un paese così strano e complicato e anche giustamente discusso un rispetto per il professionista e per la natura veramente elevatissimo, proprio per la richiesta amorevole di vegetazione, magari disordinata perché purtroppo non hanno una cultura del giardino come possiamo avere, come tendenzialmente potremmo avere noi, perché non è un paese mediterraneo, è comunque Asia, quindi Asia di limite, il vicino Oriente, quindi già una cosa un po' diversa, ma mi è piaciuto molto. Quindi un paesaggio senza alberi è un paesaggio incivile, effettivamente qualcosa di incivile in quel posto esiste, e quindi la richiesta di alberi mi piace perché vuol dire che sto contribuendo ad accrescere la civiltà di un posto. Mi fa molto piacere. Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Solo un dettaglio. È un secondo giro che possiamo fare. Ah, perfetto. Un dettaglio, siccome si dice sempre, no? Perché prima sentivo, no? Gli alberi non sono nelle agende
della politica. Ma ragazzi, ma c'è anche se fossero nella gente, ma non sono nella testa, cioè, che ce ne frega. Cioè, il problema è davvero un lavoro culturale che ci abbiamo bisogno. Questo è un grosso lavoro da fare. Devono entrare nella testa, deve esserci una visione. Mi interessa poco che Milano vuole piantare X alberi. Mi interessava come la provocazione di Abbado, quella mi interessava, va bene. Ah sì, no, invece mi interessava perché lì arrivava da una spinta. Ma sì, perché quella era una spinta, come dire. Era una spinta, voglio dire, che ha messo in croce una riflessione, va bene. E questo poteva essere interessante. Dopodiché lì dovevi catturare l'idea, questa cosa qua, e dire costruiamo una visione sulla città metropolitana, costruiamo una visione, portiamoci dietro questa cosa, rivoluzioniamo. Però invece no. E quindi voglio dire, la questione è che secondo me c'è veramente bisogno di visione, di agenda, ma dopo aver messo la cosa nella testa. Questo è importante. E allora lì si può ripartire a riprogettare, a ridisegnare, a rimmaginare. Anche quello che facciamo lungo vento, non è che abbiamo bisogno di fare chissà che cosa. Gli alberi ci sono già. Tutti ci chiedono, ma ce l'avete un botanico, un arboricoltore? Ragazzi, c'è già tutto, il problema è che non ci siamo noi, non è che il problema è che non siamo noi, siamo noi che non ci andiamo nel Parco Sud, il parco c'è, siamo noi che non andiamo nella campagna, la campagna c'è, va bene? Ed è evidente che, come dico sempre, è molto difficile difendere quello che noi non frequentiamo, difendere quello che noi non conosciamo, difendere quello che noi non andiamo a visitare. È bellissima questa cosa, anche io ho provato ad abbracciare un albero, però non ho avuto il coraggio di trovare uno molto grande, quindi alla fine l'ho portato a braccetto, uno piccoletto, però è vero, cioè voglio dire, questa cosa qua, alla fine non vi nascondo che mentre lo facevo mi sono guardato intorno e dire magari qui la gente dice che sono matto, parliamoci chiaro, e questo è il problema, alla fine qui sta un po' il problema. Allora, quello che mi spiace della conta dell'albero è che in realtà nel mentre si conta l'albero si rinuncia a una visione di verde, si rinuncia a comunicare una dimensione culturale che davvero ha a che fare con la bellezza, con l'idea che vogliamo una città diversa, che, come dire, e non è che ci manca gli alberi, li facciamo. Anche adesso tutta questa, come dire, tante iniziative che vengono immaginate a Milano, come da altre parti, dallo stadio, le Olimpiadi, bla bla bla, tutte queste cose qua, no? Perché dobbiamo essere primi a far la grana. Come dire, non si riesce a immaginare che invece potremmo essere felici e immaginarci altre economie proprio a partire dal verde. Why not? Why not? Proprio a partire da un ritorniamo delle campagne. Why not? Questa cosa qua va costruita, è molto complicata, è molto sfidante. Quindi non deve stare solamente nella gente, ripeto, ma deve stare in una volontà precisa. Coscientemente e sistematicamente, no? Come anche qui viene ricordato la definizione di paesaggio agrario di Emilio Sereni, no? Ma questo scientificamente sistematicamente e coscientemente è importante, mannaggia. E questa è la caduta che purtroppo abbiamo nella cultura politica in generale, ma anche, voglio dire, e che va a braccetto anche con, io su questo difenderò sempre l'università, perché rimangono la dimensione culturale libera, quindi guai a toccarle. Però è vero che noi dobbiamo riprenderci, come dire, non lamentarci di noi stessi, ma riprenderci il vigore di fare divulgazione, di riscrivere sull'informatore agrario. E vaffanbagno, io ti presento queste pubblicazioni e richiedere di nuovo di ricostruire quel circuito. Questo dobbiamo farlo, non dobbiamo aver paura, non dobbiamo semplicemente, lo dico anche ai miei studenti, ma fate le cose per cui avete passione, perché quelle saranno più facili da comunicare, vedrete. Quali saranno più facili? Perché non seguite dove invece sembra che ci sia, wow, se fai quello e con le persone giuste, quelle potenti che contano, vedrai che qualcosa trovi. Questo è drammatico, come scrivevo in una cosa che abbiamo scritto per caso della cultura, rischi di essere prefascista, ragazzi, parliamoci chiaro. E quindi qui bisogna mettere in moto una dimensione molto diversa, e questo libro aiuta molto, è fatto molto bene, aiuta molto, perché ci interroga. Secondo me la questione non è questione solamente di abbracciare gli alberi fisicamente, è quanto noi abbracciamo la causa degli alberi, le ragioni dell'albero. Questo è molto bello. Allora, non è questione, vedete, di mettere in agenda, ma quanto noi abbracciamo, quanto la politica abbraccia questa dimensione del verde. E su questo
Bravo Giuseppe, grazie. E comunque tanta roba dopo 8 anni, 10 anni, farsi rieditare, eh? Cioè tutti noi vorremmo, ma non ci riusciamo, solo lui, eh? Quindi, signori, un applauso, eh? Beh, sulla promozione noi ci siamo, siamo qua per quello, con voi, e proprio perché siamo convintissimi tutti che queste cose vadano chiarite. E anche il verde, approfittiamo per dirlo, questa parolaccia qui non la vogliamo più sentire, perché con la questione del verde c'è dentro di tutto e di più spesso appunto un vendere, un'idea, una suggestione, non già una... polmone verde. Ah beh, polmone verde non... E però si usano e tra l'altro appunto i media li diffondono, li ribadiscono e quindi li confermano, perché poi quello che si legge è vero e quello che non leggi è meno vero. Il tema è proprio quello che dicevamo, cioè è la componente vegetazionale che fa del nostro pianeta un pianeta che può vivere più o meno a lungo. E i tempi si stanno sempre più accorciando, quindi il tema non è solo gli alberi, il tema non è solo i parchi, i tetti verdi, i metri quadri, i numeri, il tema è fare sempre con attenzione i conti con le trasformazioni del nostro paesaggio, sapendo che è delicato, sapendo che è gravemente danneggiato, sapendo che è fortemente a rischio e quindi... Grazie Greta, grazie al Presidente Mattarella, grazie a tutti quelli che qualche settimana fa sono scesi nelle piazze a milioni nel mondo convinti che questa cosa vada fatta. Magnifico. Il problema è, insisto, ne vediamo troppe, il passaggio successivo che immediatamente dopo deve seguire. Come faccio quello che sto dicendo che voglio fare? Cosa faccio perché quello che io voglio accada? Cosa non faccio perché quello che io mi sto lamentando e sto assistendo, piangendo, non avvenga e rallenti o addirittura io riesca a, come dire, cambiare, contrastare la tendenza. Ci sono delle azioni concrete, quindi oltre lo slogan, oltre le firme, oltre le piazze, che va benissimo, oltre l'abbracciare gli alberi anche evitando che vengano abbattuti, quando magari invece è utile, perché poi il giorno dopo rischia di trasformarsi in un albero killer, che ripeto non vogliamo più sentir dire, perché l'albero è amico e l'albero è vita, non è morte. Ecco, bisogna capire bene come stanno le cose, bisogna avere contezza di quello che si vuole fare e anche, mi permetto di dire, aggiungere, oltre gli slogan, oltre come dire, le notizie che fanno audience, no? Dammi una notizia d'impatto che oltre la grande firma, cioè ci sono delle cose semplici, la natura vive con dei meccanismi abbastanza facilmente indagabili, l'abbiamo visto la volta scorsa parlando di ecologia del paesaggio, l'importante è capire dove siamo, con chi abbiamo a che fare, cosa è meglio che l'uomo faccia in questo antropocene che non è un modo di dire, ma è un'era che ormai abbiamo anche questa conclamata. Quindi consapevolezza e attenzione. Senza queste due cose i desiderata sono tanti, ma rischiano di naufragare nel mare grande del vorrei. Gabriele, vuoi dare un'ultima... No, se posso nota, dire una cosa, visitate l'Orto Botanico di Bergamo. L'ho fatto domenica, sì, per l'ennesima volta, e ogni volta mi piace tantissimo. Ma poi scusate, Gabriele non l'ha detto, adesso lo dico io. All'Orto Botanico di Bergamo, la seconda area, perché appunto come diceva prima ce ne sono due, ce n'è uno in Città Alta, quello storico, e poi uno più recente in Val d'Astino. E noi abbiamo fatto tra l'altro un'assemblea lì, noi paesaggisti di Lombardia, un paio d'anni fa forse, e lì abbiamo fatto una visita accurata guidata appunto da Gabriele e abbiamo scoperto e visto, perché erano lì cittadini di Bergamo e dintorni che andavano all'Orto Botanico non già per guardare soltanto, capire, sentire, ascoltare, ma anche per portare via i prodotti della terra. Quindi un orto botanico vivo, un orto botanico che ti consente un acquisto a chilometro zero, che è straordinario in un orto botanico. Per me, mi è rimasto impresso perché è una cosa che non credo che tanti orti botanici in Italia o nel mondo facciano. Beh, grazie. E poi una valle bellissima.
Assolutamente. Ah, quindi lo conoscete? Ma certo. Caspita, bravi. No, grazie di questa promozione, è senz'altro un invito aperto anche a visitare tutti gli orti botanici in generale, perché noi siamo interfaccia tra il regno delle piante e le persone, dobbiamo comunicare alle persone, conservare le piante, capirle magari anche, e ci sono talmente diversi gli orti botanici tra di loro che anche solo visitandoli ci si arricchisce comunque. Grazie per questa opportunità, credo che la qualità del vostro approccio sia proprio il fatto che mettete in relazione competenze diverse, punti di vista diversi, che poi servono per far fermentare delle idee anche in chi ascolta. Certo. Insomma, per cui credo che abbiate trovato la formula giusta. Qui in sala abbiamo tanti colleghi che vorrei salutare e ringraziare, Claudia Zanfi che parlava prima, che fa tante cose anche come appunto associazione che dal basso forza anche le amministrazioni, Alberta Cazzani con cui faremo dei incontri molto interessanti sui giardini mediterranei. Approfitto per dirti che il mese di aprile, che oramai è alle porte, è il mese durante il quale AIAP organizza ben 40 eventi in tutta Italia sul tema mediterranea quest'anno, anche appunto in ragione del cambiamento climatico di cui ormai tutti abbiamo detto. Il primo appuntamento, oggi è l'ultimo in Casa della Cultura, ma ci sarà il primo in Libreria della Natura, sempre martedì prossimo, vi invitiamo tutti, sarà proprio uno speech sul cambiamento climatico, vi leggo bene il titolo, prima ve l'ho accennato, Preludi mediterranei e tropicali nella flora milanese del global warming, con Emanuele Bortolotti ed Enrico Banfi. Credo molto interessante, e c'è sul nostro sito AIAP tutti gli altri 40 eventi che vi dicevo, e mi piace dire, prima lo dicevo a Giuseppe, possiamo dirlo, lo diciamo, noi avremo un'assemblea nazionale AIAP, Giuseppe Barbera è AIAP anche lui, quindi siamo nell'associazione che sapete rappresenta i paesaggisti a livello internazionale, cioè fa parte della rete internazionale IFLA, e non è un'associazione di così, volontari, di professionisti, studiosi, cultori del paesaggio. E avremo la nostra assemblea nazionale dal 9 al 12 maggio in Matera, e la prima data, che io già so sarà straordinaria, con Giuseppe Barbera ed altri studiosi a bordo di questo trenino delle come si chiama? Le ferrovie Lucane. Sì, è una rete, diciamo, minore, ma che esiste, un trenino che da Bari ci porterà a Matera con tappa ad Altamura, e a bordo con Giuseppe Barbera ed altri studiosi ragioneremo di paesaggio, il paesaggio che avremo intorno. Invece con Alberta Cazzani, vi dico anche questo, il 6 aprile siamo in Cosmo Garden a Brescia, il 27 a Garignano per visitare le limonaie, e con un workshop che parla appunto di giardini mediterranei e di limonaie. Quindi è tutto un mese di visite e ragionamenti larghi sul tema del Mediterraneo, cui vi invitiamo volentieri. Ho lasciato un programma all'ingresso, se volete potete prenderlo. Allora, grazie in Casa della Cultura, finiamo qui, vorremmo vederci l'anno prossimo e vi aspettiamo in Libreria della Natura, che è in via Maiocchi 11, sempre martedì. Prego. Certo, assolutamente sì. Vero, vero, bisogna cominciare la scuola elementare, ma anche da noi, perché poi loro non possiamo più aspettare troppo tempo. Dobbiamo iniziare da loro, ma da noi subito. Da noi subito. Dobbiamo. Vero, 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 vero. Grazie, arrivederci.